che ora raggiunge l'ala. Lo mancano 200 allo stacco. Si ritrae Rullo del Nord. In partenza è veloce al centro del gruppo il numero 4 di Rasputin Font, che però deve fare i conti con Ramon Lewis per al suo esterno che lo sopravanza. Poi ancora più a largo c'è Rebel Wise S con un lancio veloce in 13.4. Ora si è portato decisamente al comando Ramon Lewis, mentre Rasputin è in seconda posizione, cerca di parcheggiare in terza Rebel Wise con Rory McBaba che cerca di impedirglielo, cosa che avviene. 29 spaccati per i 400 metri di corsa davanti alle tribune con sempre al comando Ramon Lewis. Intanto per linee esterne si fa vedere anche Rullo del Nord, 600 in 43.2. Si va sulla piegata di destra con al comando ancora Ramon Lewis nei confronti di Rasputin Font, poi ancora più indietro Rory McBaba, per linee esterne sempre Rebel Wise, pedinato ora da Rullo del Nord, 59.3 il passaggio agli 800, con i cavalli che ora affrontano il paletto del chilometro che va via in un rotondo 1.14, quando siamo dagli ultimi 500 di corsa, sempre Ramon al comando, Rasputin in schiena, poi il treno esterno di corsa, con Rebel Wise e Rullo del Nord, alla corda anche Rory McBaba, che per ora non ha spazio per venire a correre, quando siamo al completamento della piegata, prova a muovere in terza Rullo del Nord, ma tanto davanti Ramon Lewis cerca di darsela a gambe. Quando siamo all'ingresso in dirittura, Ramon al comando, ci prova all'interno Rasputin Font, poi all'esterno Rory Mack che ha trovato la via libera, ma davanti non si prende più Ramon Lewis, questa volta è Paolo Romanelli che viene a concludere nei confronti di Rasputin Font. E poi ancora Rory McBaba, con tutta la probabilità, 1.57.3. per Ramon Lewis, che vince in testa da un capo all'altro in maniera assolutamente limpida. E anche qui siamo nell'ordine dell'1.13 e frazioni. Davvero una bella cavalcata questa di Ramon Lewis, che in testa non ha messo assolutamente interferenze. C'è 43.2 a chiudere per gli ultimi 600 metri. Andiamo a rivedere gli ultimi metri con la dirittura d'arrivo e Ramon Lewis che facilmente dispone degli avversari mentre c'è match per le piazze, ma è Rasputin Font che nel finale riesce comunque a tenere a bada il tentativo del numero 2 di Rory McBaba.